Continuiamo la nostra rassegna stampa con qui dal torneo di Follo con il nostro consueto Finocchiaro. Volevamo sapere qualche impressione di oggi, nonostante un risultato, anzi dei risultati che hanno un po' sconcertato sia il pubblico che i tecnici di zona. Le sue impressioni veramente però molto trasparenti. Allora, se dobbiamo cominciare a parlare del risultato, io chiudo l'intervista e non parlo più, perché come sapete io parlo del gioco e della squadra. Il risultato poi viene con il gioco. Quindi, ripeto, vogliamo parlare del gioco o vogliamo parlare del risultato? Ma io direi di parlare del gioco. Ok. Il gioco oggi è stato, diciamo, un attimino frastagliato, ma per colpa anche di una preparazione atletica che ha portato a affrontare questo torneo in maniera un pochino blanda. Vado a spiegarmi. Abbiamo fatto 8 partite negli ultimi 7 giorni e questo ci ha portato a essere appesantiti. Tutto qua. Ecco, ma se dovesse dare un giudizio alla parte tecnica, più che altro diciamo a chi ha effettuato gli ultimi allenamenti, lei reputa le scelte fatte coerenti con le caratteristiche dei giocatori o si potrebbe fare qualcosa di diverso? Bah, secondo me si può sempre fare meglio nella vita, questo è indubbio. Io non sono qua per criticare l'operato del mister, che tra l'altro è stato scelto dalla società, quindi piena fiducia al mister come sempre. La ringrazio per adesso, ci vediamo. Ah, è vero, mi chiedono i fan, ora parliamo un attimino dei fan, qualche rumor su Vandanara. E come sapete qui io spendo sempre il mio no comment. Può darsi che scioglierò le riserve a gennaio, però prima di gennaio non posso parlare. Finché il mercato è chiuso, anche di questo aspetto non si può parlare. Spendo solo una parola per i singoli. Oggi ho visto bene in campo... nessuno, dai. Non voglio parlare dei singoli. Grazie. La ringraziamo per la sua solita e consueta sincerità. Un saluto anche agli alcolisti anonimi. Saluto da tutti e arrivederci alla prossima partita.